Nuovo appuntamento SOS Arezzo TV. Buonasera Beppe Marconi. Ciao. È venuto un po' il bel tempo finalmente dopo tutta questa pioggia. Infatti mi sono messo a lavorare, ho già perso un chilo e mezzo, ancora un altro chilo e mezzo devo andare giù. Lavora. Senti, come volevasi dimostrare, a parte che siamo in un orario, sono le 16, quindi magari non è l'orario. Ma cosa vuoi dimostrare? Stai zitto. Cosa vuoi dimostrare? Stai zitto, fammi parlare. Come volevasi dimostrare, hanno aperto il parcheggio di via Marco Peregno. Le strisce sono blu. Non c'è neanche una, c'è una macchina sola. Una è la nostra. E non c'è neanche un camper, però. Vabbè, che sei fatto? Un parcheggio per non farci venire i camper? No, è che perché se non era strisce blu, era strisce bianca, già qualche camper fisso c'era. Andiamo a vedere qua che hanno aperto il coso, il parcometro. Allora, dunque, se noi decidessimo di pagare qua, allora la prima mezz'ora ci costa 35 centesimi. Poco. Due ore 1,40 euro. No, la tariffa è 0,70. Sì, ho detto mezz'ora 0,35. Quindi 0,70 un'ora. Un'ora. Due ore 1,40. Quindi massimo queste due ore. Prima domenica del mese 4 ore 2,80. Vabbè, le tariffe diciamo che ci stanno. Ecco, sì. Arrivano quelli della chiesa, non so di chi sono qui, adesso spieghiamo. Questi sono della, visto di quelle chiese, non mi viene il termine. Vabbè, dei sette giorni, dei sette. No. Non lo so se sono loro, poi sai. Vabbè, comunque sia, sono inconfondibili da sempre, che ti fermano, che ti chiedono: lo vuoi vedere Dio, lo vuoi conoscere? Sì. Bene. Allora. Però come vedi non è che sta riscuotendo questo grande successo come ci si poteva immaginare, che tu prima o poi dici, prima o poi, come quell'altro lassù, come il, come il mecenate. No dai, mecenate è in centro, qui dove vai? Ma siamo stati lì a fare SOS perché era sempre vuoto, ora è strapieno, sì. E questo qui sarà sempre vuoto per un poco. Benissimo. Poi inizierà la gente a usarlo per forza. Però voglio dirti che l'altro che è ancora più grosso, che tu stai davanti alle poste di via Marco Peregno, sì, anche quello è sempre semivuoto. Voglio vedere quando si lamenteranno i commercianti che non sono i posti out. Di dove? Qui? Qui su via Marco Peregno, sì, ma quando non ci sono posti auto, siamo abbandonati. Vediamo un po' se ci sono posti auto. Eccoli qua, qui, ecco. E là. Quindi vuol dire che non è una via dove uno si ferma, dai. Cioè, per le abitudini di oggi della gente, io capisco che loro dicono: vabbè, si mettono qui, poi vanno a fare acquisti. Però sì, sai che chi è di passaggio di qui, gli acquisti li va a fare al centro commerciale. Cioè, ma non è vero, sì, no. Magari che vengono solo a piedi, vengono secondo te? Solo a piedi vengono? Dove? Qui, qui a fare la spesa? Sì. Secondo me sì. Vabbè, là ci bisogna parcheggio. Salvo qualche negozio particolare che c'è accessori auto, c'è qualche negozio che effettivamente lo vieni a cercare, no? Sì. Ce ne sono altri che secondo me la gente tenderà. Possiamo andare al sole. Dove vuoi andare al sole? Ti fa freddo? Ho detto sì, che è caldo. Un bottolino fresco, diretto. Capito? Devo andare a cantare stasera, dopo se mi prende la lasciata. No, non vorremmo far perdere ai tuoi fans, ammiratori, la tua performance. Bravo. Quindi secondo me finirà che comunque la gente continua a mettere a lungo la strada, scende un attimo e arriva via. Ma allora non ci volevano parcheggiare, era meglio fare un bel giardino. Va bene, potrebbe essere un'idea. Sentiamo se la si... Signora... No, appaga. No, non si appagava, lo sapete come si trova. Vedi che stanno arrivando i clienti. Vabbè, lei si è messo d'accordo con qualcuno perché sono già arrivate due macchine. Mentre siamo qui... No, invece guarda cosa lo usano. Lo usano per fare manovra. No, parcheggia. No, non parcheggia, fa manovra. Ah, fa manovra. Ah, vabbè. Hai capito a cosa serve? Va bene. È già un risultato, c'è. Già due macchine che sono entrate per fare manovra. No, è andato via perché gli hai fatto paura, perché lascia la televisione e magari non la mette qui senza pagare. Sì, no? Sì, come no. Attenzione, facciamo uscire qui la signora, così ci rimarremo l'unica macchina. La bellissima. Allora facciamo così, facciamo una proposta. Il parcheggio rimane a pagamento. Bellissimo. Perché per 0,70 rimane a pagamento. I commercianti, se sono furbi, rimborsano lo scontrino del parcheggio ai propri clienti, come fanno in tanti posti, se vogliono questo servizio. Altrimenti se no prendiamo, portiamo avanti il cordolo. Facciamo tutto un parco. Questi sono tutti nella terra, si tolgono e facciamo tutto un parco. Sono d'accordo con te, secondo me il parco è la cosa migliore. Sono d'accordo con te, il parco è la cosa migliore. Dopo non si lamentino che non ci sono posti, però piano piano vedrai che verrà usato. I commercianti, se hanno bisogno, se vogliono i parcheggi e se pensano ad avere problematiche, i clienti che non ci vengono, rimborsandolo 70 centesimi per 35 centesimi per mezz'ora, penso non sia la morte di nessuno. Quindi si organizzino in modo tale che questo parcheggio venga utilizzato e van pagate le cose. Non si può più andare gratis in nessun posto. Lo vuoi capire sì o no?
Oh. È inutile tu insista che tu vuoi, tu vuoi, tu vuoi. Per volere bisogna dare. Visto che sei venuto, paga. Non c'ho la macchina io. Sono a piedi. Comunque ascolta, andremo anche... E il parcheggio non lo pago mai, Arezzo. Perché? Perché non ce la metto mai nelle strisce blu. E in quale strisce le metto? Le metto nelle strisce bianche, anche se faccio 300-400 metri a piedi. Pensavo in quella cosa. Senti, dobbiamo andare poi, cioè, questo cantiere è stato aperto tantissimo tempo. Sì. Anche quel parco... Meno male che è piovuto. Meno male che è piovuto. Perché sono ti pianta l'ancia secca. Dai. Bisogna andare anche al parco di Via Emilia, che hanno fatto un bellissimo lavoro. Sì. Però in consiglio comunale è arrivata l'interrogazione, non mi ricordo di chi, che chiedeva a Gamurrini: ma allora sono pronti o no? È vero che avete dovuto fare lavorare anche altre ditte per completarlo? Gamurrini assicura sarà pronto entro fine mese. In consiglio comunale aperto o chiuso? Aperto, però ne parliamo un altro giorno. Ah, vabbè. E poi andare a tornare anche lì alla come si chiama? Lì a Tortaia, a vedere se la buca l'hanno tappata. La buca l'hanno tappata, perché l'inizio non era molto incoraggiante. Ci vediamo domani. Ciao.